Ciao ragazzi, sappiamo tutti che Windows ha il cestino su cui vengono messi i file quando vengono cancellati, in modo da permetterci di recuperarli. Però può capitare che qualche file cancellato per errore poi lo si elimini anche dal cestino. Oppure, ancora peggio, può capitare che cancelliamo dei file su una memoria esterna, come può essere la scheda SD di una fotocamera digitale, oppure che anche il computer vada in crash e quindi che non sia più possibile accedervi o formattare un disco e quindi perdere tutti i dati che sono presenti sul disco stesso. Diciamo che tutte queste casistiche hanno come conseguenza la perdita dei dati. Per recuperarli ci sono una serie di strumenti. Quello che vi presento oggi è TenorShare 4DDIG, un programma che unisce la semplicità d'uso ad una soluzione completa di strumenti avanzati per poter recuperare i file in tutte le situazioni in cui uno ci si possa trovare, quindi cancellazione dal cestino, cancellazione per errore da una scheda di memoria, da una periferica esterna, formattazione del disco o persino quando il computer non è più accessibile perché si è perso un file di sistema che ne consentiva l'avvio e quindi non si riesce più ad accedere al sistema. Vediamo come utilizzare TenorShare 4DDIG e così renderci conto di quanto sia davvero semplice utilizzare questo software. Una volta installato, la finestra principale è questa qui, che ci mostra appunto tutte le unità presenti sul sistema, quindi non solo il disco interno, un eventuale secondo disco, quindi c'è il disco C, il disco D, e anche tutte le periferiche di memoria che sono collegate al PC. In questo caso io ho collegato ad esempio anche una chiavetta USB. E poi in basso c'è la possibilità anche di fare una scansione specifica per alcune posizioni del sistema, quindi scegliere se andare a recuperare i file che si sono cancellati dal desktop o quelli dal cestino o selezionare una cartella specifica. E in più c'è il recupero avanzato, il recupero dei dati da un sistema in panne, ovvero che non si avvia più. Con il recupero avanzato si può creare un supporto di avvio con all'interno appunto TenorShare 4DDIG, in modo che collegando poi questo supporto, che può essere una pendrive USB, come può essere un CD o un DVD a seconda del computer di cui si dispone, si può utilizzare quindi questo supporto di avvio in modo da poter accedere poi alle unità di memorizzazione e quindi andare ad utilizzare il software di recupero per andare a recuperare quindi i file. Nel mio caso invece voglio recuperare i file che sono stati cancellati in una periferica di memoria esterna come una chiavetta USB, quindi il primo passo da fare è quello di selezionare appunto la periferica da cui andare a recuperare i file. Se si tratti del disco C, se si tratti del disco D, nel mio caso è il disco E, ovvero la pendrive USB. Una volta selezionata la mia memoria, questa chiavetta USB, si clicca sul pulsante INI e ci si mette comodi in modo che il sistema possa effettuare una scansione dell'unità e quindi andare a cercare i file che sono stati cancellati. Questa operazione può richiedere pochi minuti, come può richiedere anche diverse ore, dipende dalla capacità della memoria che si sta sottoponendo a scansione. Quindi più è grande questa memoria, più tempo ci vorrà. Comunque il programma nella parte ATTA ci permette di controllare in tempo reale lo stato di avanzamento della scansione e quindi il tempo rimanente e i file che sono stati trovati. Nel mio caso sono stati trovati già 593 file e sono al 13%, quindi mi metto con calma e magari eventualmente se ci vuole molto tempo posso anche pensare di svolgere altre attività nel frattempo che 4DDIG porti a compimento la scansione. Terminata la scansione, 4DDIG mostra una finestra con alcune indicazioni per capire a che cosa corrispondono poi le varie voci e le varie cartelle che vengono mostrate nell'interfaccia. Diciamo che è una specie di guida che può essere richiamata in qualsiasi momento. Quindi si clicca su Capito per accedere poi alle cartelle con i file recuperati. Quindi abbiamo la cartella con i file esistenti, che sono quelli che praticamente sono già presenti sulla pendrive,
Poi c'è la cartella dei file cancellati, che sono praticamente quelli che sono stati cancellati e che sono stati recuperati. Quindi si può aprire e quindi andare all'interno delle cartelle e trovare appunto i file che sono stati recuperati. Ad esempio, si va nella cartella Parigi, qui erano presenti una serie di immagini che sono state recuperate e quindi poi possono essere selezionate per il recupero. C'è anche la possibilità di visualizzarne un'anteprima. Ora, in questa visualizzazione ad elenco vengono visualizzati i nomi dei file, ma si può anche cambiare la modalità di visualizzazione, quindi scegliere per esempio quella con icone grandi oppure quella anteprima. Con anteprima, ad esempio, è utile con le immagini perché permette di visualizzare un'anteprima appunto delle immagini e quindi capire quali sono le foto, ad esempio, come in questo caso, che si vogliono recuperare o meno. Nel pannello di navigazione, questo sulla sinistra, si può scegliere la navigazione ad albero, ovvero consultare i file cancellati per cartelle, oppure si può passare alla visualizzazione file, alla vista file, che consente invece di visualizzare i file che sono stati recuperati per tipologia. Quindi abbiamo per esempio le foto, i documenti, video, audio e quant'altro. Quindi diciamo si può scegliere tra queste due modalità di visualizzazione. Per il recupero dei file, quindi basterà selezionarli. Ad esempio, in questo caso, se io voglio recuperare un'intera cartella, vado a selezionarmi l'intera cartella. Se voglio selezionarmi i file singoli, posso andare ad aprire l'albero e selezionare solo i file che mi servono. Una volta che ho selezionate le cartelle o i file che voglio recuperare, poi basta cliccare sul pulsante recupero in basso a destra e poi scegliere il percorso dove andare a salvare i file. Quindi si può scegliere di salvarli su un'altra periferica, sul disco principale del computer o quant'altro. Io per esempio magari vado a salvarmeli sul disco D, dove creerò una nuova cartella che chiamerò appunto recupero e poi premo invio per effettuare il recupero dei file. Una volta recuperati i file posso accedere alla cartella dove all'interno troverò appunto i file che ho recuperato con immagini e quant'altro. Quindi TenorShare for DDIG è un software molto semplice da utilizzare e anche molto, diciamo, molto efficace nel recupero dei file cancellati per errore. E rispetto a tanti altri programmi che si possono trovare in rete gratuiti, oltre al, diciamo, alle funzionalità complete che mette a disposizione e alla facilità con la quale si utilizza, ha questa funzionalità di recupero avanzato che consente il recupero dei file anche da sistemi che sono in panne, ovvero che non sono più accessibili. E in questo caso, se si utilizza questa modalità, si può creare un supporto per creare un'unità avviabile, che può essere una pendrive, può essere un'unità DVD esterna, che può essere poi utilizzato questo supporto per fare il boot da questo supporto. Quindi questo supporto consentirà di avviare un sistema operativo ridotto per accedere alle risorse del computer, quindi anche al disco interno del computer, quindi poi utilizzare for DDIG per recuperare i file su questo computer e poi eventualmente, una volta recuperati i file, si potrà poi procedere alla formattazione, quindi al ripristino del sistema reinstallando il sistema operativo. TenorShare for DDIG Data Recovery è un software disponibile sia per Windows che per Mac, quindi lo può acquistare per entrambi i sistemi operativi e può essere acquistato sul sito dello sviluppatore che, di cui è possibile trovare il link nella descrizione di questo video.